Amici di Eleven Sports, buon pomeriggio dallo stadio Renzo Barbera. Questa è Palermo San Tommaso in esclusiva sui nostri canali. Un cordiale saluto da Marco Capone. Sono passati 120 giorni dall'ultima gara ufficiale qui al Barbera. Era l'11 maggio, in un caldo sabato pomeriggio, il rosanero di Delio Rossi pareggiavano 2-2 contro il Cittadella in Serie B e guadagnavano l'accesso ai play-off, play-off che il Palermo poi non ha mai disputato a causa della penalizzazione intervenuta a campionato in corso, un vero e proprio incubo per i tifosi del Palermo, situazione che poi si è aggravata con la mancata iscrizione al campionato da parte della vecchia dirigenza di Arcus Network, quindi il bando in detto dall'amministrazione comunale, l'avvento di Era Ora, la società capitanata dal duo Mirri Di Piazza con Sagramola alla guida del progetto tecnico sportivo, ed è iniziata davvero una nuova era per il Palermo. Già domenica scorsa a Marsala, all'esordio in questo girone I della Serie D, il gol del palermitano Lucera ha dato i primi 3 punti alla squadra di Pergolizzi. Dall'altra parte un rione, un quartiere a sud di Avellino di 15.000 abitanti ha messo in grande difficoltà il Savoia, 1-1 il finale al Partenio, un ottimo esordio anche per il San Tommaso di Stefano Liquidato, il gol storico siglato dalla punta centrale polacca Piotr Branicki, il grifone, questo è il simbolo del rione, ha disputato l'esordio al Partenio vista l'indisponibilità sia del centro sportivo di San Tommaso sia dell'impianto di Pratola Serra. Una bolgia al Renzo Barbera, sono circa 16.274 gli spettatori, una grande campagna abbonamenti con più di 9.000 abbonati e poi anche tanti biglietti venduti per questo esordio. Il nuovo Palermo di Mirri ha fatto davvero le cose in grande. Possiamo andare con le formazioni di questa partita, partendo dagli ospiti, dal San Tommaso di Liquidato che praticamente schiera quasi la stessa formazione vista contro il Savoia all'esordio. Sarà un 4-3-2-1 che all'occorrenza potrebbe diventare 3-4-2-1 con Casolare in porta, Colarusso, Pagano, Gambuzza, Lambiase in difesa. Questi ha preso il posto di Massaro rispetto all'esordio contro il Savoia. A centrocampo Alleruzzo, Maranzino e a Campora, Tedesco, Sabatino, le due mezze punte a supporto di Piotr Branicki, e il Palermo di Pergolizzi risponde con un 4-3-1-2, Pelagotti in porta, Doda, Lancini, Crivello e Vaccaro in difesa, Martin, Craia, Martinelli a centrocampo, Santana, Felici e Ricciardo. Felici trequartista con Santana in avanti insieme a Ricciardo, anche se Mario Alberto Santana, che è il capitano, potrebbe alternarsi proprio con il numero 75 Felici. Rispetto al Marsala, out nel Palermo Accardi per Vaccaro, la regola degli under consente così a Pergolizzi di schierare Santana dal primo minuto. È tutto pronto, davvero grande pubblico al Barbera, forti della nostra storia, dritti verso la gloria. Questo lo striscione della curva nord. Arbitrerà il match il signor Leonardo Tesi di Lucca, assistenti il signor Andrea Perali di Chiari e Glauco Zanellati di Seregno. Il Palermo attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, risponderà ovviamente dal lato opposto il San Tommaso. Il calcio d'inizio è affidato al Palermo con Gianni Ricciardo, il bomber messinese accasatosi al Palermo dopo i 20 gol lo scorso anno a Cesena. È tutto pronto, la nuova era in casa al Barbera del Palermo sta per cominciare e si comincia. Subito il primo pallone nei piedi di Mallory Martin, tifo assordante al Barbera. Lancini, Crivello, primo pallone toccato dal portiere Alberto Pelagotti. Lancini, lancio in direzione di Vaccaro col 27, di testa verso Crivello. Portapalla Crivello, palermitano doc Di Mondello ha deciso di sposare il nuovo progetto del Palermo. Rimessa laterale subito per Doda, terzino di spinta, grande qualità. Lancini, Crivello,
Santana di petto verso Kraja, anticipato da Gennaro Acampora. Prova il colpo di tacco tedesco, ma recupera Vaccaro. Santana in surplus, il cross in mezzo sul fondo, il primo pallone di Mario Alberto Santana, un idolo assoluto dei tifosi del Palermo, lo ricorderete naturalmente nel Palermo dei miracoli, con diverse stagioni in maglia rosanero 2002-2003 e dal 2004 al 2006. Rischia qui il numero 3 Pagano, lancio in direzione di Branicki, punta polacca, è stato suo il primo gol all'esordio contro il Savoia. Branicki, che tra l'altro è stato già allenato da Stefano Liquidato, ha vinto appunto il campionato a fondi proprio in panchina con Stefano Liquidato. Adesso palla nei piedi di Tedesco, lancio in profondità ancora di Branicki, ma non c'è nessuno, allora Lancini solo, scarica su Crivella, ancora Lancini. Crivello, esce lui, palla al piede, cambia in direzione di Doda. Felici, Martin prova il lancio in profondità, fa buona gara di Appagano, la palla però arriva sul piede, attenzione, conclusione, palla sul fondo, ci ha provato Felici, primo squillo, primo acuto del Barbera con Felici. Avete visto, tutti i palloni passano dai piedi di Malaurì Martin, e lui il pezzo grosso, il pezzo da 90 del mercato rosanero, cresciuto nelle giovanili del Monaco, ha debuttato in Ligue 1 con Francesco Guidolin, un'istituzione qui a Palermo, poi in carriera stagioni al Middlesbrough, nel Lausanne e negli Hearts di Scozia, è stato anche capitano dell'Under 21 francese. Santana punta l'uomo sull'out di sinistra, prova il cross in mezzo, Alleruzzo, il calcio d'angolo, calcio d'angolo per il Palermo, però l'arbitro ha visto in realtà un ultimo tocco di Mario Alberto Santana e quindi sarà rimessa dal fondo, affidata a Casolare, classe 2000 di proprietà della Turris. L'anno scorso ha giocato proprio con la Turris in Serie D, collezionando 4 presenze per un totale di 349 minuti giocati. Quest'anno vuole incrementare il proprio minutaggio. Sceglie rinvio lungo, avete visto da giugno la nuova regola introdotta dall'IFAB, non c'è bisogno che la palla esca per il difensore, in questo caso rinvio lungo. Santana, Vaccaro, Lancini, bello il corridoio per Martinelli. Santana, si propone Vaccaro, la sovrapposizione proprio per Vaccaro, palla fuori misura e il numero 2 Colarusso fa buona guardia e si prende la rimessa, il rinvio dal fondo. Vi dicevo, il nuovo Palermo di Mirri ha fatto davvero le cose in grande, ottima attività di engagement, fidelizzazione verso i tifosi, un nuovo inno è stato scritto, musica e parole dei Tinturia con Lello Analfino, poi anche un grande VIP, Salvo Ficarra, che ha partecipato alla redazione del testo, una targhetta nominativa sul proprio seggiolino allo stadio per ogni abbonato e la maglia celebrativa proprio per ogni abbonato. Questo per far crescere il proprio senso di appartenenza, e del resto il concept della nuova proprietà è proprio questo, radici e ali. Siamo Aquile. Pagano, Alleruzzo, Branicki, ancora Alleruzzo, anticipa, Kraja, tunnel ai danni del numero 8 Acampora, poi Branicki, Tedesco, punta Vaccaro, si gioca, anzi ha fischiato fallo, un pizzico in ritardo sul numero 10 Tedesco, Gianmarco Tedesco, un veterano della Serie D, ha vestito le maglie tra le altre di Savoia, Cavese e Rimini, piede mancino delizioso. Si riprende in realtà con la rimessa laterale affidata proprio a Colarusso, si propone a Campora, ignorato, palla in direzione di Tedesco, Crivello spazza via, Martin, Ricciardo combatte con Carmine Pagano, la prende lui in anticipo, però arriva Gambuzza, il capitano del San Tommaso, e riparte Lambiase, l'unica novità rispetto al match contro il Savoia. A Campora, Lambiase, lancio in profondità, si propone Branicki, Crivello,
protegge bene la uscita di Pelagotti. Martel si va ancora indietro da Pelagotti, Lancini porta palla, Edoardo Lancini, difensore centrale classe 94, ex del Brescia. Felici riceve lui e parte, va via, salta il primo, salta il secondo, c'è fallo di Acampora, prontamente fischia il direttore di gara, calcio di punizione per il Palermo. Affidato al sinistro di Lancini. Martel. Vaccaro. Si propone Kraja, servito. Ancora l'idolo albanese. Vaccaro, punta tedesco. Cerca Felici, non lo trova, fa buona guardia tedesco. Poi però c'è l'anticipo, attenzione a Santana in aria, cross in mezzo, Ricciardo e il Palermo in vantaggio, ha segnato Gianni Ricciardo, Palermo 1, San Tommaso 0, si riscatta subito Gianni Ricciardo dopo l'errore su penalty, su calcio di rigore contro il Marsala, è il primo gol al Renzo Barbera, lo segna Gianni Ricciardo. E sentite l'entusiasmo dei 16.000 della Barbera, animati dal nuovo speaker Giuseppe D'Agostino, voce storica del giornalismo palermitano. Gianni Ricciardo si è fatto trovare pronto in mezzo, questo è il suo mestiere, il gol lo sa fare e il Palermo è subito in vantaggio al settimo minuto di gioco, 1-0, e si infiamma lo stadio Renzo Barbera e non potrebbe essere altrimenti. Il primo gol in casa è di Gianni Ricciardo, numero 9 del Palermo, 20 gol l'anno scorso a Cesena, bomber di esperienza, nato a Messina, siciliano. Martin, Doda, Lancini, cerca Ricciardo, anticipato proprio da Martinelli. Ricciardo chiedeva a Martinelli lo stop di petto proprio dello stesso compagno. Riparte il San Tommaso di Stefano Liquidato. Lancini, Liquidato, tecnico di 54 anni, nato a Baiano, un paese in provincia di Avellino, vasta esperienza nelle serie dilettantistiche. L'anno scorso, parentesi non felicissima a Nola, prima aveva allenato la Frattese e il Fondi con il San Tommaso, due gare ufficiali fino a questo momento, la sfortunata eliminazione dalla Coppa Italia contro il Gladiator 2-0 e poi l'ottimo esordio casalingo di domenica scorsa contro il Savoia. San Tommaso, società di Avellino, un quartiere nata nel 1978, ha ottenuto due promozioni nelle ultime due stagioni. Attenzione, Ricciardo recupera la fitta, ancora Ricciardo, serve Santana, anticipato all'ultimo momento da Colarusso. Non sarà facile comunque per il San Tommaso ritrovarsi in una bolgia del genere. Grande fair play per questa società di Avellino, che è nata con l'obiettivo di togliere dal quartiere, dalla strada, i ragazzi del Rione. Negli ultimi due anni, dicevo, due promozioni. Martin, il play del Palermo, cross in mezzo verso Santana, Colarusso di testa lontana, poi Tedesco, è tutto solo Crivello, arpione del pallone e ricomincia da Pelagotti. Portiere empolese, ha esordito anche in Serie A, classe 1989, esordio in A il 10 aprile del 2016 di Napoli-Fiorentina nel derby toscano 2-0, ha fatto una grande prestazione, Santana di petto, mette giù, surplus su Pagano, lo punta, si propone Vaccaro per lo scarico, trovato, ancora Santana, rossa in mezzo, attenzione la palla resta lì pericolosamente, recupera Kraja con il 73, ancora Kraja, serve Doda, si propone Martinelli, servito, Doda, c'è Felici che chiama palla, va solo Doda, rientra Martinelli, Martel, cross ancora in mezzo verso Santana, esce tranquillo Casolare, rimette subito verso Colarusso che parte in progressione, Branitzky, bravo Martin a ripiegare, a rubargli palla, Pelagotti, Crivello,
San Tommaso ha raggiunto Palermo in nave per questo storico appuntamento. Pensate che addirittura alcuni dirigenti, naturalmente accreditati, compreso il presidente, hanno acquistato il tagliando per avere un ricordo di questa storica partita. Felici in area di rigore e si porta il pallone in rimessa dal fondo. Apprezzabile comunque il tentativo di Felici con il 75 sulle spalle. Vi ricordo che questa è una maglia provvisoria del Palermo. È stato lanciato un contest, un sondaggio per coinvolgere tutti i tifosi e ha vinto una maglia che riprende il concept, la mission della nuova società Radice Ali. Sarà la prima maglia. Ricciardo di testa, vince il duello, poi Pagano, ancora Ricciardo, questa volta fallosamente si lamenta il numero 9 del Palermo. L'arbitro ha ravvisato un fallo su Pagano, le indicazioni di Pagano a Gambuzza, il capitano. Una bolgia, amici di Eleven Sports, al Renzo Barbera. Maranzino, Tedesco, craia su di lui, ne limita l'azione, prova il tacco, rimessa in fallo laterale che batterà Colarusso a Campora. Sabatino, Gambuzza, ancora a Campora, perde palla Felici, la riconquista per un istante, poi si prende la rimessa laterale. Avete visto il centrocampista centrale Gennaro Acampora, ex dell'Avellino, classe 1989, abile in fase di interdizione, grande grinta e determinazione agonistica per il biondo di Avellino. Martani cerca e trova Santana, Mario Alberto Santana, punta Colarusso, ancora Santana, prova il tacco, rientra, destro, debole, lascia sfilare Casolare. È un ottimo Palermo quello messo in campo da Rosario Pergolizzi. Rosario Pergolizzi, palermitano doc, grande carriera da calciatore, vanta 15 stagioni tra i professionisti con 410 presenze e 17 reti. Ha esordito in A con la maglia del Napoli nell'87-88, poi da allenatore qui a Palermo, naturalmente. È ricordato per la vittoria dello scudetto Primavera col Palermo nel 2008. Ha allenato anche ad Ascoli, Porto Gruaro e Pavia. E adesso è il tecnico della nuova era rosanera. Pelagotti, rinvio lungo con il destro, si propone Ricciardo, duella sempre con Pagano, la spunta lui, poi un attimo di indecisione tra Craia e Martinelli, alla fine il San Tommaso recupera e riparte da Emanuele Casolare, in pressing Ricciardo, Branitzky fa fallo su Crivello, calcio di punizione per il Palermo quando siamo giunti al 14esimo circa. Lancini, Crivello, bello il lob per Santana che poi scarica male ma riconquista palla Santana e si prende un fallo e anche un calcio da Tedesco, numero 10, poi gesto di scusa. Sono arrivate prontamente le scuse di Tedesco, numero 10. Sulla palla Martin, Malauri Martin, c'è anche Martinelli col sinistro, il 6 e l'8 sul pallone. Ma dall'amore e dalla cura con cui ha sistemato la sfera ho la sensazione che parta Malauri Martin con il destro a giro a rientrare. Martin in mezzo, occhio a Ricciardo, esce Pelagotti ma c'è un fallo ravvisato su Casolare. Era Casolare naturalmente il portiere del San Tommaso che comunque si era fatto trovare pronto. Gambuzza, bello il dribbling di Maranzino, poi innesca Sabatino, bella l'apertura in direzione di Tedesco sul lato di destra, Tedesco punta l'uomo, il sinistro, Pelagotti tranquillo, calcio debole ma buona iniziativa del numero 10 del San Tommaso. Martin, Felici cercava ancora Martin, rimpallo e rimessa laterale per Doda. Lancini,
Ricomincia da Pelagotti. Crivello. Lancini. Crivello. Vi ricordo naturalmente il Palermo e il Foggia sono solo in esclusiva su Eleven Sports per i tifosi e gli appassionati che non potranno essere allo stadio. Tutte le emozioni sono su Eleven Sports attraverso un'esperienza di visione moderna e innovativa in streaming dal sito, dall'app e anche con una naturalmente produzione dedicata e di alto livello. Eleven Sports ha lanciato due offerte, un pacchetto mensile e un pacchetto annuale. 54,99 il pacchetto annuale, 5,99 il mensile, acquistabile dalla pagina elevensports.it/acquista. Naturalmente sul sito trovate anche delle sezioni appositamente dedicate a Palermo e Foggia, nelle quali verranno inseriti contenuti extra. Pelagotti. Ricciardo rientra dal fuorigioco, arpione del pallone, Pagano. Casolare. L'invio non ottimo, ma la palla arriva comunque sui piedi di Lambiasa. L'arbitro dice che si può proseguire e il Palermo ricomincia da Lancini. Doda. Sabatino in pressing, Doda va via. Lancini. Crivello. Martin, il pressing di Aleruzzo. Liquidato, chiama i suoi fuori in pressione. Crivello ricomincia da Pelagotti. Lancini. Felici, ha un po' di spazio, porta palla il 75, serve Martinelli. Ricciardo si propone in linea, Ricciardo destro, Casolare con i pugni. Ha messo dentro un cross, tiro cross forte, Ricciardo. Casolare con i pugni ha respinto. Molto attivo Gianni Ricciardo, che si è detto ovviamente dispiaciuto per il rigore sbagliato a Marsala. Vi ricordo tra l'altro che il mercato chiuderà per la Serie D il 13 di settembre alle ore 19. Entrambe le società molto attive. Il San Tommaso ha definito in settimana l'acquisto del classe 2000 Mario Pecorella, invece rescissione consensuale con Pasquale Scelzo, che aveva giocato all'esordio. Il Palermo invece ha perfezionato l'acquisto di Ficarrotta proprio dal Marsala. Ficarrotta, grande certezza per questa categoria. Lancio in direzione proprio di Sabatino. Punta Doda, cross in mezzo verso Tedesco, Vaccaro allontana, si riparte da Maranzino. Ancora Lambiase, scarico su Sabatino e guadagna un calcio d'angolo il San Tommaso. Occhio in area di rigore a Branitzky, dentro anche Maranzino. Branitzky 1,90 m per 88 kg. C'è anche il capitano Gambuzza. Batte Tedesco con il sinistro. Tanti i blocchi. Tedesco il cross. Colarusso prova a respingere, reclama qualcosa, ma l'arbitro fa proseguire ed esce in contropiede Ricciardo, porta palla Felici. Lo scarico prende in controtempo Felici, rimessa laterale per il San Tommaso. Quando scoccano 20 minuti sul cronometro, 20 primi, Palermo 1, San Tommaso 0. Ha segnato Ricciardo. A Campora, Colarusso. Branitzky, Crivello in tackle, subisce fallo, sì, Branitzky in ritardo su Crivello, numero 24 resta momentaneamente a terra. Calcio di punizione per il Palermo,
affidato al rinvio lungo di Pellagotti. Lancio verso Ricciardo, lotta con Gambuzza, Martin a Campora, Tedesco stoppa con la coscia e rinvia lungo in direzione di Sabatino, ma c'è Lancini che alza questo semicampanile per Doda, che non va in difficoltà e scarica su Martinelli, poi rimessa laterale per il Palermo, il tocco di Lambiase. Martin, Lancini, Martin, Ricciardo, Felici, punta Lambiase, ancora Felici, più veloce, va via, palla in mezzo, attenzione alla deviazione, la palla resta lì, Croia e il Palermo raddoppia, il 2-0 del Palermo sul San Tommaso, ha segnato il numero 73, Erdis Croia, il boato del Renzo Barbera per Erdis Croia, 2-0. L'anno scorso Croia ha vinto il campionato primavera con la maglia dell'Atalanta, un prospetto di grandissima qualità, sta confermando tutto in questo inizio di stagione al Palermo. 2-0 al 22esimo, ha segnato Erdis Croia. Il Palermo sta producendo molto dal punto di vista offensivo. San Tommaso in difficoltà. E vedete, lo potete forse ascoltare, parte dalla curva il nuovo coro dei tifosi rosanero sulle note di Ostia Lido, di J-Ax, che peraltro si è detto anche divertito di questo coro del pubblico rosanero. 2-0, occhio qui che Casolare rinvia male, Martinelli si propone, Santana non ci arriva per un pizzico, anzi sì, ancora Mario Alberto Santana deve ripiegare, cerca Vaccaro che si propone, poi decide di andare da solo e si prende il calcio d'angolo Mario Alberto Santana. Calcio d'angolo che batterà Martinelli. In aria Croia, Ricciardo poco fuori, adesso sta entrando, se la vedrà con Gambuzza il capitano. Martinelli chiama lo schema, Ricciardo si sgancia, il direttore di gara ha visto qualcosa che non va, Santana e Colarusso. Mischia in aria, adesso si può battere. Vedete il blocco su Santana e su Ricciardo. Martinelli, il cross col sinistro, la palla resta lì e l'allontana prontamente Sabatino con il numero 9. Rimessa laterale per il Palermo che resta in avanti, soddisfatto Rosario Pergolizzi. Liquidato sta invece dando le ultime ulteriori indicazioni ai suoi. Santana prova il controllo con la suola, non gli riesce, allora Tedesco spazza via, ma c'è Martin, Crivello, Lancini, cerca con la coda dell'occhio Ricciardo che si era proposto, si era sganciato, poi preferisce Crivello, si ricomincia, ancora Lancini, stavolta c'è il lancio lungo verso Ricciardo che è solo, la può stoppare, di fatto con la testa la prende e scarica su Santana, si propone Vaccaro, occhio al cross che arriva debole perché c'è il petto di Colarusso, Vaccaro la rimette in mezzo, Ricciardo! 3-0! Gianni Ricciardo! Una sentenza! La doppietta di Gianni Ricciardo, il bomber messinese che sta a Palermo e gioca per la nuova Aquila Rosanero. 3-0 al 25esimo. Gianni Ricciardo! Grande qualità del Palermo là davanti, è arrivato un bel cross di Vaccaro, la difesa ha bucato del San Tommaso e Gianni Ricciardo non ha avuto assolutamente riserve, ha messo la zampata
con il destro e ha fatto gol, secondo gol in stagione per Giovanni Ricciardo al 26esimo, 3-0 per il Palermo sul San Tommaso. Grande entusiasmo sugli spalti. Il San Tommaso riparte con il lancio di Acampora. Doda anticipa tutto, Colarusso. Vedremo se riuscirà a reagire il San Tommaso. Vedremo anche se adesso il Palermo di Pergolizzi comincerà a gestire un attimino i palloni e anche le energie. Pelagotti prontissimo. Esce lui. E rinvio su Lancini. Martin rischia un po' ma va via. Vaccaro, poi si scontrano Martin e un giocatore del San Tommaso, si prosegue. Santana aveva visto dietro Vaccaro, poi recupera Santana, bravissimo Mario Alberto Santana il capitano. Crivello ha messo giustamente fuori perché è rimasto a terra un giocatore del San Tommaso proprio nel contrasto di poc'anzi con Martin. Il direttore di gara, signor Tesi Di Lucca, chiama l'ingresso in campo dello staff sanitario. Dovrebbe trattarsi di Sabatino. Si è scontrato con Martin pochi istanti fa. Ricordo anche, sempre sulla scia della campagna abbonamenti del Palermo, i rosanero hanno voluto omaggiare Giovanni Romano, il magistrato scomparso in un incidente lungo l'autostrada Palermo-Catania lo scorso 8 di febbraio. Il club rosa ha deciso di dedicargli una maglia speciale col numero 40 e sul posto del figlio Lorenzo Salvatore, abbonato, e affissa anche la targhetta col nome del padre. Romano era un grande tifoso del Palermo e andava regolarmente allo stadio. Bel gesto da parte di questo nuovo Palermo che ha richiamato grande entusiasmo in città, superata quota 9.000 abbonati, oggi 16.000 sugli spalti complessivamente. Il San Tommaso con grande fair play ridà la palla, Branitzky la concede a Pelagotti. Martin, Kraja, Vaccaro, è pressato da Colarusso, attenzione, la palla è sbagliata in questo caso per Martin. Tedesco col 10, innesca Sabatino, si propone Maranzino, cercato e trovato, lancio col sinistro in direzione ancora di Alleruzzo, il 7 però non ci arriva. In settimana il Palermo al Pasqualino di Carini ha affrontato in amichevole il CUS Palermo, ha vinto 1-0, sono arrivate buone indicazioni per Pergolizzi e il gol è stato proprio di Kraja. Un bel gol di sinistro dopo una progressione personale. Martin di testa, Colarusso si lotta a centrocampo, prende punizione alla fine il San Tommaso, la batte a Campora. Kraja va prontamente a disturbarlo, scarica sul vicino Colarusso, dà un'occhiata in mezzo, Tedesco prova la girata e in calcio d'angolo Pelagotti che nel dubbio giustamente ha deciso di concedere il corner al San Tommaso. Bella, bello il gesto di Tedesco col numero 10. Adesso il calcio d'angolo lo batte a Campora col destro, si propone Sabatino, occhio allo schema, si sgancia a Campora ma va solo Sabatino, palla in mezzo per Branitzky, anticipato da Crivello, resta lì il San Tommaso ancora con Sabatino ma c'è fuori gioco. Avete visto il tentativo da parte di Francesco, di Vincenzo Sabatino, classe 2000, che è stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie D l'anno scorso, naturalmente confermato nella nuova categoria, ha mosso i primi passi nel Benevento, poi la primavera ad Avellino. Mezz'ora sul cronometro, Palermo 3, San Tommaso 0, Ricciardo, Kraja, Ricciardo. Lotta ancora a Ricciardo, la palla arriva comunque a Martinelli, questa volta fermato da Sabatino, rimessa laterale per Lambiase, il numero 6, vi dicevo oggi titolare. Lambiase ha preso
il posto di Massaro rispetto alla gara col Savoia. Riconquista palla il Palermo, Ricciardo, c'è solo Santana in aria, prende tempo e scarica su Felici, punta proprio Lambiase, Felici scarica verso Doda, traversone che arriva verso Ricciardo, obiettivamente un po' debole, facile per la difesa del San Tommaso. Tedesco esce via, Doda su di lui, ha cerchiato la tre, va via Tedesco, va via ancora lui, bravo Gianmarco Tedesco, poi rinviene, riconquista palla il Palermo. Martinelli anticipa Ramanzino, poi ancora il San Tommaso a Campora, cambia gioco verso Colarusso, Santana prova l'anticipo, scivola ma non prende la palla, e allora Alleruzzo a Campora, Maranzino a Campora, Pagano, Gambuzza il capitano a Campora, porta palla e scarica verso Lambiase, ancora a Campora, cambia nuovamente il gioco, cerca Alleruzzo ma c'è l'anticipo di testa di Mario Alberto Santana, Colarusso col 2, la tocca Santana e si prende il fallo laterale proprio Alleruzzo, la rimessa verso Tedesco, duella con Crivello, Tedesco, c'è un intervento abbastanza duro di Crivello che fa sentire tutta la propria esperienza ma commette fallo, e allora arriverà un calcio piazzato dall'out di destra proprio per il San Tommaso, palla sui piedi ancora del Mancino Tedesco, 32 minuti sul cronometro, salgono praticamente tutti, resta a protezione il solo Lambiase a centrocampo, poi tutti dentro nella mischia, c'è Branitzky, c'è Pagano, c'è Alleruzzo, Maranzino, tutti quanti a campo da poco fuori dal vertice dell'area. Calcerà a Tedesco col Mancino, arriva il fischio di Tesi, parte Tedesco, palla insidiosa, Pelagotti si salva, poi ancora il calcio d'angolo, Pelagotti salva i suoi, il tentativo di testa di Sabatino e Pelagotti è riuscito a deviare in calcio d'angolo che batte ancora col sinistro, abbastanza ostico il calcio di Tedesco, proverà a mettere in difficoltà ancora la difesa rosanera, parte Tedesco, mette fuori Kraja, Felici fa rifiatare i suoi, deve però buttarla via, si intestardisce in un dribbling ma guadagna, fallo laterale, sì, qualche scaramuccia tra Alleruzzo e Felici, arriva anche il signor Perali di Chiari, assistente del signor Tesi di Lucca, a fare da pacere, non è successo nulla. Crivello, Pelagotti, occhio al pressing di Branitzky, Lancini è libero e riceve, porta palla il 19, Kraja, bella l'apertura verso Martinelli, ha un po' di campo il Palermo, si propone nuovamente Kraja, visto e servito, Kraja, ancora lui, cerca Ricciardo, il passaggio è debole, ha intuito tutto il difensore del San Tommaso che riparte con Alleruzzo, Tedesco, passano da lui molte delle azioni offensive, pensa al tiro, Tedesco lo prova, la conclusione è debole, i fischi del pubblico rosanero, sono circa 50 invece i sostenitori del San Tommaso e vedete che in questo caso Lancini prende il pallone dentro l'area, vi dicevo di questa nuova regola dell'IFAB da giugno 2019 che inevitabilmente ha fatto sì che ci fosse gioco proprio dalle retrovie, un'impostazione più veloce, ma chiaramente aumentano i rischi perché poi nel momento in cui il difensore tocca la palla l'attaccante o l'avversario possono andare in pressing. Martin, Crivello, portapalla indisturbato, cerca Santana, bello il tacco verso Felici, fallo, ha fischiato fallo, Felici in anticipo sul giocatore del San Tommaso, Lambiase ha commesso fallo, il terzino di Stefano liquidato, calcio di punizione da una zona interessante per il Palermo, potrebbero andare Martin, Martinelli, ma attenzione perché ha preso palla Mario Alberto Santana.
è già in ritiro, diversi gol su punizione di Mario Alberto Santana, un idolo per i tifosi del Palermo. Santana chiacchiera ancora con Tedesco, il direttore di gara fa arretrare i giocatori del San Tommaso. Si avvicina anche Martin e c'è anche Martinelli intenzionato, sta prendendo la rincorsa Martinelli, che potrebbe andare col mancino, col destro invece Santana. Probabilmente andrà Santana, conta i passi Mario Alberto Santana. Il fischio del direttore di gara, parte Santana, il destro deviato, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Palermo, non era fortissima la conclusione di Santana, che ha guadagnato un altro calcio d'angolo. Pochi rischi per il Palermo, a parte quella parata nel calcio d'angolo pochi istanti fa del portiere Pelagotti. Calcio d'angolo, stavolta lo batte Mallory Martin con il destro. Palla in mezzo, allontana Colarusso. La palla però resta lì, Martinelli la riconquista momentaneamente. Craia di testa, Felici, porta palla. Ancora Felici con il tacco, va via e poi scarica su Craia. Bello l'1-2 tra i due. Felici lotta ancora lui, poi scarica su Martin, mette la palla in cassaforte. Si ricomincia da Doda. Santana che si è sganciato, in questo caso sulla destra. Si propone Doda, non c'è fuorigioco, la finta di Doda, entra in aria, scarica per Felici, destro di Felici, Casolare respinge e poi Doda e allontana, Gambuzza con qualche difficoltà. Il Palermo sta giocando alla grande contro il San Tommaso, che non riesce a contrastare l'ondata dell'Aquila Rosanero, il pubblico in delirio per la squadra di Rosario Pergolizzi. Lancini, 38 primi, 18 secondi sul cronometro, Palermo 3, San Tommaso 0. Il lancio di Crivello in direzione di Felici, che stoppa la palla, mette giù e scarica per Doda, solo Martin, servito. Bello il corridoio per Martinelli, Santana tutto di prima, bello il velo di Santana. Ricciardo aveva anche capito, ma è arrivato il pronto anticipo del difensore di San Tommaso, che esce fuori con Maranzino. Gaetano Maranzino, mediano classe 99, napoletano doc, preso dall'under 19 della SPAL. Ha iniziato la carriera nelle giovanili dell'Inter nel 2015, lo scorso anno 180 minuti al Savoia, questa deve essere la stagione per lui della svolta. Calcio di punizione per il Palermo. A Palermo splende il sole, ma è stata una settimana abbastanza piovosa. Si sta davvero bene, 27 i gradi. Qualcuno oggi è andato anche a fare il bagno a Mondello, la spiaggia è stata invasa come sempre, ma qui si sta bene almeno fino a ottobre. Martin, Doda, Felici, prova il tunnel, rinviene su di lui Maranzino, Gambuzza, Lambiase, lancia in profondità verso Branitzky, che stoppa con il petto da attaccante puro, poi però gli soffiano palla, ricomincia il Palermo con Craia, Vaccaro, Martin, corridoio per Felici che non stoppa e allora Gambuzza fa ricominciare i suoi. Tunnel ai danni di Santana, però Vaccaro rinviene, riconquista palla, ancora Santana, sta producendo tante azioni il Palermo su questa fascia. Vaccaro pensa al cross, poi ridà la sfera a Santana, cross in mezzo, occhio a Ricciardo che si era infilato, Carmine Pagano ha fatto buona guardia, ma la palla resta lì, ancora Pagano, stavolta c'è il fallo, giustamente fischiato in avanti, aveva comunque parato Casolare. 40 minuti sul cronometro, c'è Ricciardo che lamenta un fastidio alla gamba destra, forse è andato in estensione, forse la coscia. Comunque nulla di particolarmente grave, sembra da qui. A Campora, Sabatino, Gambuzza, A Campora,
Lancio in direzione di Alleruzzo, c'è Vaccaro che con il petto tranquillamente smista verso Kraja. Martinelli, break del Palermo, Martinelli punta l'uomo, si sgancia Felici, riceve, Felici entra in aria, Felici scarica su Doda, palla in mezzo, allontana Gambuzza ma si resta lì, Martinelli prova il numero, ancora Martinelli, lancio per Kraja, è tutto regolare, allontana la difesa del San Tommaso ma è rimasto a terra un giocatore del San Tommaso, è arrivata una forse scarpata in faccia e ancora una volta il direttore di gara prende, chiama l'intervento in campo, prende la decisione di invocare in campo lo staff sanitario. Vi ricordo ancora una volta le emozioni live di Palermo e Foggia in esclusiva per tutta la stagione su Eleven Sports attraverso un'esperienza di visione moderna, innovativa, in streaming, da sito, da app su dispositivi iOS e Android e da Smart TV, con una produzione dedicata e di alto livello per vivere live le emozioni di Palermo e Foggia, in abbinamento con il pacchetto base che prevede il campionato di Serie C e la Superlega di Volley. Eleven Sports ha lanciato due offerte, una promo in formula annuale di 54,99 euro con un abbonamento mensile altresì di 5,99 euro acquistabili alla pagina elevensports.it/acquista. Tra l'altro le emozioni non si fermano la domenica perché sul sito di Eleven Sports ci sono sezioni dedicate appositamente a Palermo e Foggia nelle quali verranno inseriti di settimana in settimana gli highlights, le repliche e i contenuti extra. Colarusso, lancio anticipato da Santana, Pergolizzi restituisce la palla a Colarusso, Tedesco anticipato da Vaccaro, ancora Colarusso, Ricciardo prova a infastidire Carmine Pagano, Lambiase, Sabatino, punta Martinelli l'esterno ma non ci può arrivare Tedesco, allora Lancini, Marten, Crivello, chiama palla Pelagotti, occhio al pressing di Branitzky, Pelagotti rinvia lungo verso Ricciardo che la prende ancora una volta nel duello con Pagano, Ricciardo la mette giù, non riesce il dribbling, arriva comunque Doda in proiezione offensiva, grande spinta di Doda, palla verso Felici, attenzione all'anticipo, Felici è solo Ricciardo, servito, arriva l'anticipo di Acampora ma non è finito, c'è Santana, c'è Kraja, destro sul fondo. Bella la conclusione di Erdis Kraja al 44 quasi, 43-54 sul cronometro, altro squillo di Erdis Kraja. Colarusso un po' in difficoltà e infatti concede la rimessa laterale in favore del Palermo. Ancora Kraja si propone, lascia però a Vaccaro. Kraja ha un po' di spazio e porta palla, Martinelli, la corrente Doda riceve, si ricomincia da Lancini, Kraja, Crivello, ministro della difesa palermitana, Crivello, Kraja, Felici, Ricciardo in un'insolita posizione di out di destra, mette in mezzo e Santana aveva provato quasi con la mano, è arrivato a casolare comunque. È arrivata anche la segnalazione, 2 minuti di recupero, avete sentito dalla voce dello speaker di Giuseppe D'Agostino. Martin, Santana lascia il pallone a Martinelli, Ricciardo la finta, Felici entra in aria, nulla di fatto però perché non riesce il passaggio verso Ricciardo e allora Casolare prende il pallone lui e lo cede, attenzione sbaglia Ricciardo, incredibile occasione
per il Palermo per il quarto gol. Casolare ha commesso un errore incredibile, di fatto non ha dato potenza al rinvio. Ricciardo col sinistro ha provato la tripletta personale, la trick, non c'è riuscito. Occasionissima per il Palermo al 46esimo. Fischia fallo qui il direttore di gara su Alleruzzo. Sembrava pulito l'intervento di Kraja. Calcio di punizione per il San Tommaso. Il lancio di Tedesco. Branitzky prova con le ultime energie di questo primo tempo a fare male Rosa, ma c'è Kraja. Vaccaro, Martin. Esce bene il francese, ha un po' di spazio, ma credo che il Palermo non voglia affondare ulteriormente. Mancano 20 secondi alla fine di questa prima frazione di gioco, sontuosamente giocata dal Palermo di Rosario Pergolizzi. Cross in mezzo verso Felici, è troppo lungo il pallone che si spegne sul fondo e sul rinvio di Casolare. Il direttore di gara dovrebbe fischiare la fine del primo tempo. Eccolo qui, si va negli spogliatoi per cercare un po' di ristoro. 3-0 dopo 45 minuti. Ricciardo, Kraja, Ricciardo, questi i marcatori del primo tempo. Io vi lascio agli highlights di questo primo tempo. Linea alla regia, ci risentiamo a breve per il secondo tempo. Intanto vi dico che appunto a breve arriveranno le immagini riassuntive di questo primo tempo. A Lombardo Angotta domenica scorsa, classe 1990, 25 gol in 57 partite in Serie D, è cresciuto nelle giovanili della Juventus. Quasi pronto il terreno di gioco per la ripresa del secondo tempo. Il San Tommaso invece sta cercando, per quanto riguarda le gare casalinghe, di da un lato rimettere a posto l'impianto di casa propria, dall'altro quello di ripristinare l'impianto dove ha giocato praticamente da sempre, a Prato La Serra, qualche chilometro di distanza, 4.000 spettatori di capienza, ma al momento è inutilizzabile. Ecco perché, come vi dicevo in apertura di cronaca, il San Tommaso ha esordito nel prestigioso Partenio di Avellino contro il Savoia, pareggiando appunto per 1-1. Si scaldano praticamente tutti, si scalda Peretti con 54, si scalda, dicevo, anche Ambro. Stadio che veramente ha mostrato oggi un grande colpo d'occhio. Rientrano in campo le squadre, vedremo se ci saranno cambi. Vedo già qualcuno che si toglie la pettorina, il numero 14 del San Tommaso e il numero 18 dovrebbero essere Varricchio e Camara. Vedremo adesso se saranno confermati questi cambi. Facciamo riferimento a Kassim Camara, centrocampista classe 99, senegalese, e Fabio Varricchio, classe 95, terzino destro, cresciuto nelle giovanili della Regina. Eccolo qui, sicuro è l'ingresso in campo del numero 18, Camara, Kassim Camara. Addirittura tre cambi, sta per entrare Camara con il numero 18, il numero 14 Varricchio, come vi dicevo, e ho visto anche un terzo. Si allontana il 6, allora il 14 entra al posto del numero 11, quindi fuori Branitzky, dentro Varricchio. La squadra del San Tommaso sostituisce. Numero 11 Branitzky e il numero 14 Varricchio. Dentro Varricchio, poi entra Camara ed esce il numero 4 Maranzino. Questi finora i cambi. E a questo punto va Tedesco in avanti, fuori
fuori anche Sabatino, dentro Massaro. Quindi liquidato, fa tre cambi, in avanti gioca Tedesco con il numero 10, con il numero 18 Camara, il numero 14 Varricchio a questo punto a centrocampo, e poi Camara al posto di Maranzino. Tatticamente in questo caso non cambia nulla. Tre dunque i cambi per Liquidato, che prova a reagire. Varricchio ha vinto due campionati in Serie D con Pistoiese e Siena, l'anno scorso in Serie C per lui, 814 minuti disputati con la maglia dell'Arzachena. È ricominciato il secondo tempo, si riparte dal 3-0 per il Palermo. Crivello, Martin, Ricciardo, Vaccaro, non arriva nessun cambio invece per Rosario Pergolizzi, che sicuramente gestirà le risorse, le energie, anche perché in settimana si gioca poi anche la Coppa Italia, il Via Cavilla. Gambuzza, Pagano, Colarusso, lancio in profondità verso Tedesco, si propone anche Varricchio, Crivello allontana con il sinistro in fallo laterale che andrà sulle mani di Colarusso. A Campora, Colarusso, Santana recupera, dribbling, Craia si propone sulla fascia, Doda servito, Martin ricomincia da Lancini. Occhio allo stop che non è strepitoso, poi però il dribbling sontuoso di Lancini. Martinelli, un po' di spazio, Lancini sull'out di destra, dialoga ancora con Martinelli, la palla è buona, il tacco e guadagna un fallo laterale il Palermo. È stato a Campora a rimetterla fuori. Doda si appresta alla rimessa verso Lancini, che riceve, si sgancia Crivello, c'è anche Martin. Crivello, Martin, il velo di Lancini era per Ricciardo, l'intenzione era certamente interessante, non ha capito le intenzioni appunto del compagno Ricciardo. Palla adesso nei piedi di Colarusso, Martin, Craia verso Crivello, toccato prima palla anche Massaro, ne è entrato al posto di Sabatino. Massaro che è l'under, uno degli under del San Tommaso, classe 2001, Francesco Massaro, su di lui si dice veramente un gran bene, arriva dalla Juve Stabia, Sarnese e Pomigliano erano sul ragazzo, che però ha preferito l'Irpinia. E dunque la chance per Francesco Massaro per cercare di impensierire la difesa del Palermo. Liquidato, come vi dicevo, ha messo Varricchio con il numero 14 più avanti rispetto alla sua solita posizione. A Campora, ecco il nuovo entrato, Camara, perde palla, Martinelli, Lancini, va via il Palermo, Lancini lanciato, poi cede a Santana. Vaccaro, punta l'uomo, penetra verso e scarica verso Craia. Martinelli, bello il passaggio verso Doda che può mettere in mezzo, punta l'uomo, Doda, ancora lui, cross in mezzo, fallo laterale. In questo caso è stato Massaro a opporsi al cross di Doda. Felici, Doda, Felici è solo? Non c'è fuorigioco, entra in aria Felici, palla in mezzo, Craia, occasionissima per il Palermo al quarto minuto, Erdis Craia ha sfiorato la doppietta personale. E rinvia Casolare, occasione dunque al quarto minuto per il poker.
di poco la palla è uscita. Martin di testa, altra rimessa laterale. Lambiase, eccolo qui Massaro, ma Doda gli prende il tempo e scarica su Tedesco e guadagna fallo laterale. Doda lamenta un'eccessiva foga dell'avversario nel tirargli la maglia. Martin di petto e poi di esterno, sontuoso Mallory Martin. Vaccaro, Santana riceve e scarica ancora verso Vaccaro. Cambia gioco Doda, stoppa col destro, finta e scarica su Kraja. Va via per un momento al senegalese Camara, poi ancora Doda. Martinelli protegge col fisico, poi rinviene su di lui ancora il numero 6. Lancio in direzione di Santana, la palla è lunga e non ci può arrivare. Mario Alberto Santana. Vi dicevo ancora una volta della storia di questo quartiere di Avellino, San Tommaso, un quartiere di 15.000 abitanti. Il club è una società a gestione familiare, famiglia Cucciniello. Il direttore generale Annino ha addirittura comprato il biglietto per avere un ricordo di questa trasferta storica al Renzo Barbera. L'obiettivo del San Tommaso era quello di togliere dalla strada i ragazzi del Rione ed è venuta fuori un grande esempio di calcio virtuoso. Due promozioni in due anni per il San Tommaso, guidato in panchina da Stefano Liquidato, che sta dando indicazioni, si sbraccia ancora l'allenatore del San Tommaso. Crivello, Palermo gioca a due tocchi, velocissimo. Ricciardo prova la sponda verso Santana, c'è Casolare e poi Gambuzza. Il capitano cede al collega di reparto Pagano. Lambiase, Massaro sbaglia il pallone visto il pressing di Martinelli. Kraja, bello il tocco verso Martinelli che può calciare, ci pensa, poi preferisce consegnare il pallone sui piedi di Vaccaro. Il terzino cerca Santana, anticipato, la palla resta in gioco e può ripartire il San Tommaso, che ha un po' di spazio con Massaro. Si propone Varricchio, arriva in ripiegamento Lancini, la palla viene allontanata, intercetto momentaneo, poi arriva Crivello che smista sui piedi di Doda. Ancora lui, Kraja, bello il tocco, la palla passa, Ricciardo si propone, Santana l'ha visto, tutto regolare, no, adesso sì, alza la bandierina il signor Perali di Chiari, che sta coadiuvando insieme al collega signor Glauco Zanellati di Seregno, direttore di gara Leonardo Tesi di Lucca. 8 primi sul cronometro. A Campora, Pagano, Casolare, rinvio in metà campo dove svetta per un momento Kraja, poi Alleruzzo tenta il cross in profondità verso Tedesco che sì, commette fallo su Doda, che è stato bravo a prendergli il tempo, vi dicevo, di Massimiliano Doda, scuola Samp. Calcio di punizione, Pelagotti, Crivello, portapalla, difensore ex Spezia, l'anno scorso alla corte di Pasquale Marino, che aveva firmato per il Palermo con la dirigenza passata, con Arcus Network, e poi tutto si è concluso con la mancata iscrizione e la successiva ripartenza con la società Era Ora, capitanata dal duo Mirri di Piazza. Mirri presente sempre allo stadio Parterre de Rouen, oggi al Renzo Barbera con le istituzioni, il primo cittadino e tanti tifosi sotto la vostra postazione, il duo Castagnini-Sagramola, che pensa ancora al mercato. Attenzione al tiro, era
un pizzico fuori Pelagotti e Tedesco col mancino ha provato a sorprenderlo. Dicevo, mercato aperto fino al 13 di settembre, quando alle ore 19 tutto si chiuderà. Lancini, Martin, il surplus, la finta su Varricchio, Crivello, lancio verso Ricciardo che non ci arriva, però subentra Felici che prende il possesso del pallone. Kraia, Ricciardo, varco per lui, Santana, Martinelli chiama a palla, prova il tiro, ci ripensa e scarica su Martin, ragiona il francese, ancora Martinelli, palla a metà strada per Santana e subentra il giocatore Lambiase, il terzino oggi schierato da liquidato. Vi dicevo che liquidato ama il 4-3-3 o comunque giocare a tre lì davanti. Col Savoia ha mandato in campo un 3-4-2-1 in pochissime fasi, devo dire. Oggi ho visto il 3-4-2-1, si è sganciato raramente proprio Lambiase, naturalmente contro il Palermo preferisce più copertura, saggiamente il tecnico liquidato, finora non è servita perché Palermo sta 3-0, però l'intento è sicuramente corretto. Felici, Ricciardo col destro per Martin, sale Vaccaro, preferisce Kraia, porta palla, Kraia, ancora Martin, non ci arriva e recupera palla a Campora, riparte il San Tommaso, Tedesco largo, ignorato, preferisce il cambio gioco verso Alleruzzo, il numero 7, aggancia il pallone, eccola la sovrapposizione del collega, ancora il San Tommaso in avanti, lancio in mezzo, esce Pelagotti e in due tempi fa sua la palla, preciso l'intervento del portiere di Empoli. Intanto vedo alzarsi dalla panchina anche Andrea Accardi, che è l'unico giocatore del vecchio Palermo ad essere rimasto. Vedremo se Pergolizzi lo manderà in campo, magari al posto di Vaccaro. Vi ricordo la regola dei 4 under in Serie D: nelle singole gare le società, attenzione intanto a Martinelli, palla verso Ricciardo che però viene anticipato, il rinvio non è ottimo e allora Santana può provare il giro col sinistro, invece palla alta, occasione al 12° per Mario Alberto Santana. C'è un altro cambio nelle fila del San Tommaso, è pronto il numero 15 Falivene, con il numero 15 entra Falivene ed esce il numero 6 Lambiase. Pier Giorgio Falivene, terzino sinistro, mancino, classe 2000, arriva dalle giovanili della Salernitana. Vi stavo rammentando la regola dei 4 under: le società hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse, quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, almeno 4 calciatori under distinti in questa maniera: uno nato dal 1 gennaio 98 in poi, due nati dal 1 gennaio 99 in poi e infine un nato dal 1 gennaio 2000 in poi. Ovviamente le combinazioni possono essere diverse purché si vada a soddisfare il requisito previsto dalla Lega. Crivello, 13 primi, 25 secondi sul cronometro. Palla per Santana, Pagano su di lui, Santano prova ad aggirarlo, stoppa di tacco, serve Kraia, posizione regolare, Kraia, ancora Santana, si propone Vaccaro, servito, c'è fuori Martin, preferisce Ricciardo, la palla stava arrivando ma è stata intercettata dal difensore Carmine Pagano. Il San Tommaso può così ripartire proprio con il nuovo entrato, Falivene, adesso Tedesco che regge il peso dell'attacco, un po' in ombra oggi Piotr Branitsky, l'eroe dell'esordio, che infatti è stato sostituito da Liquidato. Si gioca a Campora con la Russo, ancora a Campora, imposta lui adesso dopo l'uscita di Maranzino e l'ingresso di Camara, lo vedete a centro del campo, il numero 18 senegalese, a Campora, tocca adesso il pallone, Camara va in dribbling, fa valere la sua forza fisica, poi però sbaglia il passaggio, Kraia recupera, break per il Palermo, Martinelli a campo, preferisce il lancio verso Ricciardo e controlla male e allora Pagano può uscire dalla difesa, può fare
risalire i suoi. Ancora il numero 14, Varricchio, che ha provato a imbeccare il compagno, ma non c'è riuscito. Ricciardo, attenzione al ripiego, ma resiste col fisico. Gianni Ricciardo, applausi per lui. Martinelli, Doda, si propone Felici. La collaborazione tra i due non è vincente perché arriva l'intervento di Falivene. Rimessa laterale per il Palermo. Lancini, Craia, Vaccaro, Crivello, Lancini, un quarto d'ora, se n'è andato. Lancio verso Ricciardo e Santana, fuori gioco, stavolta si alza la bandierina di Perali, era avanti, probabilmente entrambi lo erano. Almeno così ci è parso, sicuramente comunque Santana. A campo ora Camara, Alleruzzo, Colarusso, indietro verso Casolare, Gambuzza. A campo ora Falivene, ne ingaggia un duello con Felici, lo vince Felici. E il Palermo riconquista palla per un momento perché poi Gambuzza rinviene, ma sbaglia ancora Felici. Martinelli lo aveva lanciato, non l'ha capito il compagno. Gambuzza, esperto difensore classe 1985, l'anno scorso ha vestito la maglia dell'AC Reale e non è la prima esperienza in Sicilia per lui, perché ha giocato a Marsala nel 2015-2016. Adesso è il capitano del San Tommaso. Alleruzzo, Pagano, Acampora, Casolare, Gambuzza, occhio al pressing di Santana. Gambuzza in difficoltà, poi riesce a uscire bene smistando sui piedi di Colarusso. Santana ha ancora tanta energia. Mario Alberto Santana, occhio al lancio di Tedesco, controlla bene con il tacco solo per un momento, ma c'era fuori gioco. Questa volta ha alzato la bandierina Glauco Zanellati di Seregno. E allora calcio di punizione per Crivello, ma si avvicina a Pelagotti. Calcia lui subito per Crivello. Bella la partita dei due centrali, poche problematiche, ma sempre grande precisione negli interventi per la coppia Lancini-Crivello. Certamente una delle migliori della categoria, se non la migliore. Alleruzzo, prestato la Santana. Ottiene palla Varricchio, scambia con Alleruzzo, Craia su di lui. Craia tiene fisicamente, lo porta verso la bandierina. Alleruzzo di tacco verso nessuno, recupera Vaccaro. Martin, può ripartire il Palermo, si sgancia Martinelli. C'è campo, ma Felici è praticamente isolato. Allora saggiamente Martinelli va da Ricciardo. Santana, fallo su di lui, calcione. Ed è arrivato il primo giallo del match. È stato ammonito Colarusso con il numero 2. Si sta scaldando, lo avete visto, inquadrato Ficarrotta. Potrebbe arrivare il suo momento. Il nuovo giocatore del Palermo, che ha firmato il contratto venerdì, si sta scaldando. Pergolizzi continua a dare indicazioni ai suoi. Si è detto ovviamente emozionato. Colarusso è stato, come vi dicevo, ammonito. Vaccaro con il sinistro verso Crivello. Lancini, 19 primi sul cronometro in questo istante. Lancini, Palermo 3, San Tommaso 0. Ricciardo, spalle alla porta, scarica su Martin. Vaccaro, Ricciardo si propone in aria, Gambuzza, l'ultimo tocco è di Ricciardo e quindi rinvio dal fondo per Casolare. Vi ricordo i gol: Ricciardo all'ottavo, Craia al 23esimo e la terza rete di Ricciardo al 26esimo. Acampora,
fallo laterale per il Palermo. Sta cantando sempre la curva nord. Martin, Vaccaro, Martin, Kraja, saggiamente va indietro da Lancini, corridoio per Ricciardo, cercato di prima, bella l'intenzione di Ricciardo, si lamenta con Felici, obiettivamente non poteva arrivarci, aveva comunque intuito l'idea di Gianni Ricciardo, che dopo l'errore dagli 11 metri a Marsala si è presentato al Barbera di fronte al nuovo pubblico con una strepitosa doppietta. Massaro, Tedesco, Lancini su di lui, a Campora, Lancini due volte, vince il duello a Campora, scivola Martinelli, Camara, bello il sombrero su Kraja del senegalese, che poi però subisce il ritorno di Felici, che per un momento aveva rubato palla a Pagano e sarebbero stati guai per il San Tommaso. Il rinvio di Casollare a Campora, Martelli, ritmi di gioco comunque elevati, Martinelli si sgancia, Santana, prevedibile, passaggio telefonato, riparte il San Tommaso con Colarusso pochi istanti fa ammonito. Alleruzzo chiama palla, l'ottiene a Campora, Camara con le lunghe leve, il senegalese cerca Tedesco che non è in fuorigioco, punta Vaccaro, Tedesco chiama l'assistenza di Alleruzzo, non gliela dà e non è nemmeno fallo, dice il direttore di gara. Palermo in possesso palla con Mallory Martin, Doda perde in questo caso palla ma fischia l'arbitro. Doda, Martin, Lancini. Si è alzato un vento abbastanza fastidioso. Temperatura ideale per giocare a pallone, cielo sereno. Sole su Palermo, sul Renzo Barbera, su Monte Pellegrino. Vaccaro, disputato un buon match, spinta. Qualità sulla fascia per Vaccaro, che l'anno scorso giocava in Serie D nel team Altamura, terzino classe 99. A Campora esce lui, Tedesco, il 10 scarica verso il compagno Falivene, si propone il numero 14 ma Lancini fa una buona diagonale e si prende anche la rimessa dal fondo e gli applausi scroscianti del pubblico. Pelagotti, Rivello gli dà indicazioni sulla rimessa, è solo Martin e quando Martin è solo la palla è in cassaforte. Mallory Martin, giocatore di grande classe per questa categoria ma anche per altre, mi permetto di dire, passato in Premier League, in Scozia, capitano delle giovanili della Francia, anche dell'Under 21 francese. Ha raccontato in settimana che un suo amico gli ha proposto questa destinazione, visto il contatto con la dirigenza del Palermo, gli ha detto: Palermo, perché no, vengo volentieri. Da Yerz di Scozia è rimasto colpito da Palermo, dalla Sicilia, e si è accasato in Sicilia. Ed è il play del Palermo da cui passano tutti i palloni della squadra di Pergolizzi. Prova un break il San Tommaso, porta palla il numero 14, prova la conclusione ed è un grandissimo gol del San Tommaso. Arrivano anche gli sportivissimi applausi di tutto il Renzo Barbera. Il numero 10 Tedesco ha segnato, ha disegnato col mancino una parabola imprendibile per Pelagotti, 3-1 il gol del numero 10 Tedesco, Gianmarco Tedesco, un veterano della Serie D, classe 1989, veramente molto molto bello il tiro di Tedesco. Pelagotti nulla ha potuto, praticamente ha preso il set, ha toccato la traversa.
il morto di San Tommaso Tedesco. Felici, belli gli applausi, fatemelo dire, di tutto il pubblico palermitano. C'è stato, vi ricordavo poc'anzi, grande fair play tra le due società in settimana. Il presidente del San Tommaso addirittura ha indossato al collo sia la sciarpa del San Tommaso che quella del Palermo, una storica trasferta per un quartiere di Avellino. Qui Doda manda al bar il 14 Varricchio, bella la finta di Doda, calcio di punizione. Si profila un cambio perché vedo il capo ufficio stampa e team manager Andrea Siracusa pronto a segnalare il cambio per il Palermo. Entra Ficarrotta ed esce con il numero 11 Mario Alberto Santana, il capitano. E allora Ficarrotta è pronto per l'esordio. Luca Ficarrotta, annunciato dallo speaker del Renzo Barberagis. E Pedagostino dentro, il calciatore cresciuto nelle giovanili della Juve, 25 gol in 57 partite in Serie D, un bel bottino per Luca Ficarrotta, che ha impressionato, ha colpito i dirigenti del Palermo domenica scorsa a Marsala, ha fatto una grande partita, aveva il 10 sulle spalle, ha messo in grande difficoltà la difesa del Palermo. Questo gli è valso il trasferimento al Renzo Barbera. Questa la sua nuova casa. Dunque 3-1 Tedesco, l'autore del gol di pochi minuti fa. Cerca il compagno ma viene anticipato proprio da Ficarrotta. Ricciardo va in pressing, ancora Ficarrotta che praticamente ha preso il posto di Felici, e Felici si è spostato nella fascia che era di Mario Alberto Santana, nella zona vicina all'area di rigore, la mezza punta. Felici in campo, ha preso il posto di Santana tatticamente parlando. Ficarrotta, subito un numero, era andato via, calcio di punizione per lui. Io vi ricordo, tifosi e appassionati, che non potete essere allo stadio, le emozioni a tinte rosso-nere e rosa-nero sono solo su Eleven Sports, attraverso una grande esperienza di visione moderna, innovativa, in streaming, da app su dispositivi iOS e Android e da Smart TV, con una produzione di altissimo livello. Il Palermo e il Foggia in esclusiva live con due pacchetti, l'annuale a soli 54,99 euro, e poi il mensile a 5,99 euro, acquistabili sul sito www.elevensports.it/acquista. In settimana poi sezioni dedicate apposite del sito con tanti contributi da Palermo e da Foggia. Ficarrotta, bello il lancio verso Ricciardo che ha più il pallone. Ricciardo prova la rovesciata, l'acrobazia di Gianni Ricciardo, applausi per lui, ma non è andata in porto, il tentativo non ha sortito l'effetto sperato. Il crivello, fallo su di lui da parte di Tedesco, sandwich con appunto Tedesco e Acampora, fallo fischiato. Quando siamo al 28esimo, Palermo 3, San Tommaso 1, è arrivato il gol di Tedesco al 70esimo. Bel gol. Doda, Kraja, Crivello, cerca Ricciardo che stoppa, scarica su Felici, rinviene su di lui Camara, 1,92. Lancio sbagliato ma la palla non esce e quindi Doda deve recuperarla necessariamente. Scarica verso Lancini, Martin, c'è Crivello, c'è Baccaro, Martin va da solo in profondità verso Ricciardo, la sponda verso Doda, è precisa. Ficarrotta prova il tacco, subito vuole mettersi in mostra, in evidenza, Luca Ficarrotta. Doda, Lancini, stoppa e scarica per Doda. Crivello, Kraja, Crivello, Lancini,
Doda, Martin, passaggio fuori misura, o meglio arriva il tackle in scivolata, proficuo da parte di Acampora. Doda, rimessa laterale verso Martin, ancora lui, il numero 8, gioca col pallone in palleggio. Lancini chiama calma a Martin, che forse era stato frettoloso, ma Martin invita i suoi a salire. Crivello, Felici, Martin. Sale coralmente il Palermo di Pergolizzi. Martinelli, che è diventato capitano. Felici, finta, il destro di Felici e la parata in... No, non è uscita. Bella parata di Casolare, anzi sì, infatti è calcio d'angolo. Felici ha fintato con il destro, ha provato a piazzarla con il piatto, ma è arrivata la gambona di Casolare a dire di no al poker del Palermo. Calcio d'angolo, lo batte il nuovo capitano, visto che è uscito Mario Alberto Santana. Martinelli, anche lui grande acquisto da parte di Castagnini. Alessandro Martinelli, nativo di Mendrisio in Svizzera, cresciuto nelle giovanili del Grasshoppers, ha disputato più di 100 presenze con la maglia del Brescia, mediano di grande grinta, piede mancino, ottima corsa in mezzo al campo, si appresta a battere il calcio d'angolo, chiama lo schema, tutti dentro, palla alta verso Lancini, allontana la difesa per un momento, c'è Figarotta che con il sinistro aveva pensato al tiro, poi prova il numero, riuscito Figarotta, palla in mezzo e calcio d'angolo. Applausi per Figarotta, che aveva capito l'intenzione di Ricciardo di tagliare verso il secondo palo. Gesto di stizza verso se stesso probabilmente da parte di Gianni Ricciardo per il recupero della difesa, e calcio d'angolo affidato ai piedi proprio di Luca Figarotta. Anzi sì, scarico su Kraja, ancora Figarotta, punta l'uomo, va via, palla in mezzo col destro, la palla resta lì e Pagano la mette in corner. Pericolo per la difesa del San Tommaso, non l'ha presa nessuno, e Carmine Pagano se l'è ritrovata sul piede, fortuna per lui, l'ha messa in calcio d'angolo. Alla bandierina va ancora Martinelli. Chiama un altro schema, si propone Vaccaro per probabilmente riceverla subito, ma poi se ne pente. Martinelli allora la metterà in mezzo, occhio alla testa di Ricciardo, la palla arriva a Figarotta, attenzione, esce dall'area di rigore Figarotta, finta, va via ancora una volta, prova il destro, non ci arriva nessuno, Martinelli prova a salvarla, non ce la fa. Rimessa laterale, applausi per Figarotta che si è presentato subito bene, finte, cross. Si vede che c'è grande qualità in questo giocatore. C'è un cambio, entra il numero 19 nel San Tommaso, stiamo parlando di Bubacar, ed esce il numero 10 tedesco che ha segnato il gol. Entra Samake Bubacar, classe 1999, attaccante del Mali, esce l'autore dell'unico gol. Bellissimo il gol, applausi sportivissimi del pubblico del Barbera, i 16.000 della Renzo Barbera hanno applaudito il gol di Tedesco. Acampora, Bubacar, Lancini, Martin, Doda, Figarotta, va via da Campora col sinistro, prova a calciare, una Veronica riuscita in parte, poi Felici con il destro, il tiro, palla fuori, il tentativo di Felici con il destro, palla alta sopra la traversa. Crivello, Alleruzzo, Pagano,
Melagotti, Mancini, Crivello, 8.615 abbonati più gli abbonamenti corporate delle aziende, con un totale di più di 9.000 abbonati, un risultato strepitoso per il nuovo Palermo di Mirri e di Piazza. La gente ha colto appieno lo spirito della nuova proprietà, il nuovo in, il nuovo logo, le nuove divise, attività importante di marketing, una grande fidelizzazione verso i tifosi, la maglia celebrativa per ogni abbonato, come vi dicevo nel primo tempo, insomma tutta una serie di iniziative molto importanti. Ricciardo duella con Pagano, pensa allo scarico verso Martinelli, poi ripiega su Vaccaro, si propone Martin, si passa da Crivello, Traia, Lancini, ancora Martinelli, Vaccaro, crossa in mezzo, Casolare pronto. Sono 36 i primi sul cronometro in questa ripresa. 81, va via il numero 19, Boubacar, fallo su di lui, calcio di punizione in favore del San Tommaso con Aleruzzo, palla in profondità in direzione di Camarà, fermato Martin, Kraja, c'è spazio in profondità per Ficarotta, anticipato, no, liscio del giocatore, e allora Ficarotta può andare, punta l'uomo, rientra e scarica su Kraja, che ha spazio, Kraja d'esterno verso Ricciardo, l'1-2, Kraja entra in area, ostacolato, non c'è nulla, dice l'arbitro, tutto regolare. Con la spalla è andato il difensore del San Tommaso a ostacolare legittimamente Kraja. Falicchio porta ancora palla, va via a Martin, due volte anche su Ricciardo, poi Martinelli vince anche questo duello, Aleruzzo prova il tiro, palla alta, e questa volta arrivano i fischi assordanti per Aleruzzo, il numero 7, Fabio Aleruzzo, classe 85, per lui un passato al Fondi e anche alla Cavese è una garanzia per questa categoria. Lancini, i cori incessanti della curva nord, grande tifo oggi al Renzo Barbera per questa gara di esordio del nuovo Palermo contro il San Tommaso. Pagano prova ad anticipare Martinelli ma sbaglia l'intervento, e allora c'è spazio per Felici, punta l'uomo, rientra, scarica su Kraja, anzi no, palla per Martin, Vaccaro, ancora Martinelli, si fa vedere Felici, anche Martin più indietro, preferisce Vaccaro in sua posizione, scarico per Felici che è solo, prova a rientrare, punta l'uomo con il destro, Felici, e salva tutto la difesa del San Tommaso, ma non è finita perché c'è Ficarotta, Martin, dialogo con Kraja, palla in mezzo, il rimpallo favorisce la difesa del San Tommaso, e a Campora prova ad imbeccare il numero 14, Varricchio, qua c'è un contrasto tra Camarà e Lancini e l'arbitro fischia giustamente fallo. Vedo scaldarsi a bordo campo Langella, magari potrebbe entrare tra qualche istante Cristian Langella, classe 2000, livornese doc, anche lui ha fatto un ottimo precampionato, Pergolizzi dà le indicazioni ai suoi, Doda, Martin, Lancini, anzi Crivello, Doda, Lancini, Martin, Ficarrotta, arpione il pallone, prova il dribbling, stavolta perde palla, Aleruzzo,
rimonta su di lui Martinelli e si prende il fallo. Grande partita anche di Martinelli. Martin lascia l'incombenza del calcio di punizione a Crivello, che finta il passaggio verso Lancini e scarica su Martin. Craia anticipato, prova a recuperare la sfera Falivene, ma non ci arriva il prodotto della Salernitana, prodotto del vivaio di Salerno. La Salernitana sforna sempre dei giocatori. Doda, Ficarrotta, attenzione perché è veloce Boubacar, ma non può arrivare, e Crivello in surplus va via e si prende gli applausi del pubblico. A testa alta Crivello, un lusso estremo per questa categoria. Martin, Doda, Lancini, Martin, lancio in profondità verso Ficarrotta che è ovviamente abbondantemente out, in offside. E allora Gambuzza a Campora, Gambuzza a Campora, apre male e Felici recupera, smista verso Vaccaro che consegna la palla sui piedi di Crivello. Ancora Vaccaro, Felici, Vaccaro, Crivello, Lancini, si propone Craia, ignorato, si cerca Ricciardo ma Casolare branca il pallone. A Campora, c'è l'ultimo cambio, come vi preannunciavo è pronto Cristian Langella con il numero 33 ed esce dal campo il numero 73, autore del gol, Ervis Craia. Potrebbe essere questa una staffetta abbastanza comune durante tutto il campionato, qualora Pergolizzi volesse schierare dal primo minuto Santana, chiaramente per il discorso degli under che tassativamente devono essere mandati in campo. Subentra anche questo nelle scelte degli allenatori di questa Serie D. All'esordio invece Langella e Craia erano partiti dal primo minuto a Marsala, infatti Santana era entrato soltanto al minuto 88 al posto di Ricciardo. Pagano, due minuti e poi vedremo l'entità del recupero, potrebbero essere due come tre, vedremo un po'. Alleruzzo sull'out di destra, il cross in mezzo facile per Pelagotti che fa sua la palla, fa salire un po' i suoi, poi consegna la palla a Lancini. Doda, Pelagotti, Lancini, lancio lungo cercato e non trovato, Ricciardo, c'è Pagano, passaggio per Gambuzza, il capitano, ancora Falivene, lancia Boubacar, gioco di gambe, poi scarica male, la palla arriva sui piedi di Vaccaro. Pelagotti, Lancini, Pelagotti, Martin, ringraziamo anche l'ufficio stampa del Palermo per la comunicazione del dato ufficiale, grazie ad Andrea Siracusa, capo ufficio stampa e team manager a Gaetano Lombardo. 16.735
considerando tutti i titoli e i settori. Gran pienone oggi al Barbera, mica male per l'esordio casalingo del Palermo di Pergolizzi. Felici, sta per scoccare il minuto 45, Martin, Doda, arriva la segnalazione del recupero, attenzione a Felici, 4, sono 4, mi ero sbagliato, 4 i minuti. In effetti ci sono state diverse sostituzioni. Camara a Campora, col tacco rientra e scarica su Alleruzzo, il pressing di Martinelli che ha giocato una grande partita. Continua l'entusiasmo in curva nord, il lancio di Acampora, Doda di testa, arriva Langella che scarica per Ricciardo, anticipato, recupera palla Camara. Acampora, finta il passaggio, poi cambia gioco verso Massaro, con numero 16 non può arrivarci. Vaccaro rimette il pallone, ci sarà spazio per Accardi, appena la palla uscirà. Andrea Accardi con il numero 4 è pronto a bordo campo. Ultimo cambio, Doda, Langella, Doda prova il tacco, perde palla, la recupera Langella, Martin è solo, ignorato, perde palla qui Langella, però è arrivato un calcio, dice l'arbitro, e allora dovrebbe esserci il cambio, così è, entra in campo Andrea Accardi in questi ultimi tre, poco meno, di gioco, ed esce Gianni Ricciardo, il numero 9, il bomber del Palermo. Ha illuminato il Barbera per due volte, due squilli del bomber Gianni Ricciardo. Applausi per lui da parte di tutto lo stadio, che va a ricambiare gli applausi anche per il palermitano Andrea Accardi. Riparte il coro della curva nord, che sentiremo spessissimo qui al Barbera e non solo. Martin, lancio in profondità in direzione di Ficarrotta, anticipato, fa buona guardia alla difesa del San Tommaso, che comunque ha provato a fare la sua partita con grande umiltà, ha trovato un gol capolavoro, direi io, da parte di Tedesco, il suo numero 10, che ha beffato Pelagotti con una traiettoria imprendibile. Rivedrete tutto a fine partita e anche in settimana sui nostri canali social, sul sito, con pagine apposite, dedicate, sezioni ad hoc per Palermo e Foggia, che vi ricordo sono in esclusiva su Eleven Sports. La nostra piattaforma si arricchisce anche di queste due grandi squadre, Palermo e Foggia insieme, per il campionato di Serie D a soli 54,99€, formula annuale, 5,99€, formula mensile. A Campora. C'è un tocco col braccio da parte di Doda, lo ha segnalato ma lo aveva visto prontamente il direttore di gara, il signor Tesi di Lucca. Chiude in avanti il San Tommaso con Acampora che va sul pallone, c'è anche Varricchio ma lascia al compagno Acampora con il numero 8 sul pallone, Gennaro Acampora, ex centrocampista dell'Avellino, classe 89, tutti in mezzo. Parte il tiro di Acampora, allontana la difesa del Palermo, la palla si impenna, attenzione all'autogol, c'è stato l'autogol da parte del Palermo, crediamo di Accardi, sfortunata la deviazione di Andrea Accardi verso la sua porta.
3-2, gol del San Tommaso, che accorcia così le distanze. Ma non c'è più tempo, il Palermo ha vinto, gioco, partita, incontro, Palermo esordio per 3-2 contro il San Tommaso. Buona la prima in casa per il Palermo, che dà seguito alla vittoria di domenica scorsa a Marsala. È stato un grande spettacolo qui al Renzo Barbera, il Palermo ha condotto la gara dal primo all'ultimo istante, ha trovato l'opposizione del San Tommaso che però nulla ha potuto, vi ricordo San Tommaso neo promosso, e dunque altri 3 punti, va a quota 6 il Palermo con questa vittoria. Da parte di Marco Capone è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento, io vi lascio agli highlights da parte della regia che arriveranno molto presto. Vi ricordo l'incontro di Coppa Italia in settimana, l'11 Palermo Biancavilla, e poi il Palermo domenica prossima andrà a Roccella Ionica in trasferta. Questo il l'inno del nuovo Palermo che suona. Ancora una volta da Marco Capone, grazie per averci seguito, linea alla regia, gustatevi gli highlights di Palermo San Tommaso. In avanti gioca Tedesco, con il numero fa 3 cambi, in avanti gioca Tedesco, con il numero toccata prima palla anche Massaro, ne è entrato a posto di Sabatino. Massaro che è l'under, Doda, Felici è solo, non c'è fuorigioco, entra in aria, Lancino, la palla viene allontanata, intercetto momentaneo, poi arriva Crivello che smista a metà campo dove svetta per un momento Craia, poi Alleruzzo tenta il cross in profondità verso sotto la nostra postazione in duo, Castagnini aggancia il pallone, eccola la sovrapposizione del collega, ancora il San Tommaso in avanti, lancio in mezzo, esce Pelagotti, palla verso Ricciardo che però viene anticipato, il rinvio non è ottimo e allora Santana può provare, un quarto d'ora se n'è andato, lancio verso Ricciardo e Stampo, ma Felici è praticamente isolato, allora saggiamente Martinelli va da Ricciardo. Santana, fallo su di lui, aveva comunque intuito l'idea di Tedesco che non è in fuorigioco. Punta Vaccaro, Tedesco chiama l'assistenza di Alleruzzo, non gliela dà, entra Ficarrotta ed esce con il numero 11, Mario Alberto Santana. Ficarrotta, bello il lancio verso Ricciardo che ha più del pallone, Ricciardo Golizzi, Martinelli che è diventato capitano, Felici, finta verso Lancini, allontana la difesa per un momento, c'è Ficarrotta che con il sinistro aveva pensato al tiro, poi prova il numero, riuscito, anzi sì, scarico su Craia, ancora Ficarrotta, punta l'uomo, va via, palla in mezzo col destro, la palla Ricciardo, la palla arriva a Ficarrotta, attenzione, esce dall'area di rigore Ficarrotta, finta, va via ancora una volta, prova il destro, il gol, entra Samake Boubacar, classe 1999, attaccante del Mali, esce l'autore dell'unico, il gol, entra Samake Boubacar, classe 1999, attaccante del Mali, esce l'autore dell'unico, li vince anche questo duello Alleruzzo in sovrapposizione, scarico per Felici che è solo, prova a rientrare, punta l'uomo con il destro, sovrapposizione, scarico per Felici che è solo, prova a rientrare, punta l'uomo con il destro, sovrapposizione, scarico per Felici che è solo, prova a rientrare, punta l'uomo con il destro, dice l'arbitro, e allora dovrebbe esserci il cambio, così è, entra in da parte di tutto lo stadio che va a ricambiare gli applausi, classe 89, tutti in mezzo,
parte il tiro di Acampora, allontana la difesa del Palermo, la palla si impenna, il Palermo ha vinto, gioco, partita, incontro, Palermo esordio per 3-2 contro il San Tommaso.